Bentornato nel mio canale. Oggi è mercoledì 17 novembre 2021, spero che tu e la tua famiglia siate felici. E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, in amore la situazione è delicata. Non esagerate. Per quanto riguarda il lavoro, avrete dalla vostra Saturno e questo vi consentirà di rimettere a posto tante situazioni. Mantenete la calma e non prendete vela se qualcosa non va come vorreste. Oggi sei il re del paradosso e cerchi il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vuoi evitare di farti trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche. Parallelamente, il tuo attaccamento alla verità non può essere lasciato da parte. Devi prendere in considerazione tutte le possibilità, e poi fare una scelta che ti accompagnerà per molto tempo. Avete l'energia giusta in questo periodo per osare e per rischiare, anche laddove vi sentite meno sicuri, per cui non lasciatevi intimorire dai pareri negativi ed eventuali di qualche amico, se non provate in prima persona non imparerete mai. Possibili entrate di denaro attese da tempo. Il vostro fascino raggiungerà livelli elevatissimi e potrete approfittarne per conquistare le prede più ambite. Le risposte che volevate ora sono a portata di mano. Ci sono delle opportunità per voi in questa giornata, soprattutto dal punto di vista sentimentale, per cui, se avete qualcosa da farvi perdonare, oppure se siete single e volete trovare l'anima gemella, questa sarà la giornata. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 9. Benessere, 6. Toro. Cari Toro, ci saranno questioni da chiarire nella sfera sentimentale. Se la vostra relazione non va, potreste trovare nuovi interessi. Lavoro. Se lo scorso anno avete aperto una nuova attività, dovrete avere pazienza per ottenere risultati. Sarai sensibile, particolarmente empatico con il tuo entourage sul lavoro, e abile nel gestire le situazioni di gruppo. Mantieni la tua ambizione in una forma che non sia minacciosa e che vada di pari passo con gli interessi degli altri. Cerca solo di stare attento ai consigli che ti vengono dati da certi tuoi colleghi, e mantieni uno spirito critico. Staccare la spina per un po' dai vostri problemi familiari potrebbe essere una buona idea in questo momento. In questa giornata non sarà sufficiente la vostra eleganza e il vostro fascino per aver più potere sulle persone. Lavorare con le altre persone non è mai facile, soprattutto se queste hanno modi di fare completamente diversi dai vostri. Potrebbe non farvi molto piacere in questa giornata cambiare collega a lavoro, ma dovrete abituarvici, almeno per un po'. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, la luna è favorevole, ma siate cauti con le polemiche. Ultimamente sul lavoro potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, ma prima risolvete piccoli problemi legali che si sono manifestati di recente. Affidatevi ai consigli di una persona esperta. Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l'impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un'eccellente occasione per divertirti un po' con loro. Non trarre delle conclusioni prima che gli altri abbiano finito di parlare. In questa giornata avrete grandi energie e dopo giorni poco edificanti e soddisfacenti, è giunto finalmente il momento di prendersi una rivincita. Dovete saper trovare da soli la vostra strada, e una volta trovata percorrerla senza ripensamenti, ma per sceglierla raccoglietevi qualche minuto in voi stessi. In questa giornata vi divertirete molto con il partner, se ne avete uno, oppure con qualche persona che per voi è speciale. Il vostro fascino e lo slancio vitale saranno le carte vincenti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 8. Cancro. Cari Cancro, la situazione è complicata, non polemizzate con tutti e tutto. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare importanti novità, ma bisogna vedere prima gli sviluppi. Cercate di non tirare troppo la corda. Possibili litigi con il partner. Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili.
Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai. Non vorresti trascurare ciò che hai appreso, ma non sai come usarlo. Abbi pazienza, il tempo penserà a cancellare il superfluo. È il momento di mostrare il vostro lato tenero a quella persona che vi interessa, perché possa cogliere la vostra vera natura e il cuore generoso dietro le parole. In fondo non vi costa poi molto assecondare qualche capriccio del vostro partner, almeno per il momento. Non appena vi alzerete questa mattina, la vostra materia grigia ronzerà sfornando idee grandiose, che possono essere applicate sia alla vostra vita sociale, che alla scuola e al lavoro. Novità in campo professionale per le nate nella seconda decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 5. Finanze, 9. Benessere, 6. Leone. Cari Leone, la luna sarà in aspetto buono. Le coppie con problemi potrebbero risolverli finalmente. Previsto un grande recupero sul lavoro, specie per chi lavora a chiamata. Il tuo sguardo arriva molto lontano, stai pensando a lungo termine, sia per quanto riguarda i tuoi progetti che l'evoluzione dei tuoi rapporti con la tua cerchia più ristretta. Non per questo devi trascurare gli impegni che richiedono la tua attenzione nell'immediato, che pur essendo i meno piacevoli, hanno comunque bisogno della tua energia e forse che tu rivaluti le tue priorità, una dopo l'altra. Forse non è utile continuare a frequentare persone che non vi stimolano, guardatevi intorno. Non sottovalutate le cose più semplici, che solitamente fanno felice il partner, altrimenti commettereste un errore. Se lavorerete, il vostro operato non sarà dei più proficui, perché con la testa sarete da tutt'altra parte. Oggi dovete cercare di prendere due piccioni con una fava, dare importanza al lavoro e alla vostra famiglia. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Vergine. Cari Vergine, durante la giornata di oggi possibili ottimi sviluppi sul versante dei sentimenti. Attenzione sul lavoro, i progetti nati in questi giorni sono importanti, insistete e non mollate mai. Forse ti sentirai un po' infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d'accordo sulle finalità, l'idea di fare una cosa tanto fuori dall'ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente. Il vostro fascino potrà cambiare il corso degli eventi, se dosato con perizia. Quelli di voi che sono più disponibili all'amore troveranno motivi di soddisfazione oggi, e potranno fare progetti importanti. Nel lavoro sfruttate le intuizioni che avete avuto in questo periodo. Una giornata così piena di impegni da costringervi a disdire un appuntamento, ma questo alla fine si rivelerà un fatto positivo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, Venere è ancora favorevole, i single possono finalmente non sottovalutare nuovi incontri. Buono anche il lavoro, una piccola vittoria in arrivo, ma parlate solo se strettamente necessario. Lasciate perdere eventuali polemiche sia in amore sia nel lavoro. Calma. Si ripresenteranno delle sensazioni intense che ti metteranno a disagio. Ti piacerebbe un po' meno complessità, anche se attualmente hai dei desideri che potrebbero rendere la tua vita piuttosto caotica. Pur riuscendo ad esprimere molto bene quello che provi, il tuo messaggio potrebbe essere mal interpretato. Non avete grandi garanzie per il momento, che il vostro ultimo progetto sia molto produttivo, per questo dovreste evitare di spendere troppe energie su qualcosa di ancora oscuro. Soprattutto se avete qualche problemino di salute, cercate di prendervene cura, non trascuratelo. Sarà molto importante in questa giornata per voi, controllare le fonti delle voci di cui verrete a conoscenza. Cercate di non litigare con i vostri migliori amici in questo giorno. Potreste mettere a rischio i vostri rapporti migliori per delle futilità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 9. Benessere, 6. Scorpione. Cari Scorpione, si prevedono buone possibilità in amore, avete un'ottima carica di vitalità. Per quanto riguarda il lavoro, se un progetto non va non è necessariamente colpa vostra.
Gli imprevisti fanno parte della vita. Hai avviato un progetto in modo un po' precipitoso, e oggi ti rendi conto di dover aspettare prima di poter continuare. Piuttosto che pensare agli eventuali ritardi che questo potrebbe causare, concentrati per consolidare le basi di quanto è già stato fatto. I tuoi sforzi saranno ricompensati nel giro di qualche settimana. Oggi una sorpresa inaspettata vi metterà di buon umore, anche se non vi siete alzati con il piede preferito. Ascoltare è il modo migliore per capire come le cose stanno evolvendosi nella vostra vita. Cercate di rendervi sempre disponibili e di fare anche il lavoro degli altri se sarà necessario, sarete ricompensati a dovere e le vostre quotazioni saliranno. Se avete appena trovato un buon lavoro e oggi è il giorno di paga, forse è il caso di ricompensare tutte le persone che vi sono state vicino e che vi hanno aiutato nel vostro cammino, portandole a mangiare qualcosa fuori. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, la luna oggi è favorevole. Attenti nel fine settimana, potrebbe affacciarsi qualche problema. Cautela nel lavoro, soprattutto nelle risposte. Se lavorate a chiamata ci sarà un po' di agitazione. Mantenete la calma. O almeno provateci. Il lavoro duro oggi non ti fa paura, addirittura lo prendi come un'occasione per dimostrare agli altri le tue capacità. Per fortuna, hai qualche asso nella manica che potrebbe fare una figura da sballo. Sarai molto più produttivo di quanto gli altri non ritengano possibile, ma non aspettarti le congratulazioni perché arriveranno in un secondo momento. E questo è il momento giusto per insistere e per approfittare di alcuni finanziamenti. Hanno più gli altri da temere dalla vostra esperienza e attenzione ai particolari, che voi. In amore non avrete rivali e il periodo odierno sarà particolarmente sereno. Fate una sorpresa al partner o a un vecchio amore che non sentite da qualche tempo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, fate un bel respiro prima di parlare, la luna opposta può recarvi qualche discussione in amore. La giornata di oggi sarà migliore rispetto alle ultime anche per il lavoro, l'agitazione e la poca pazienza potrebbero farvi litigare con colleghi e superiori. L'ottimismo attuale non durerà in eterno ma dovresti servirtene adesso per avviare qualcosa di importante. Il tuo approccio potrebbe essere insolito e inconsueto. Nessuno capisce bene quello che vuoi fare o in che modo vuoi riuscirci. Segui il tuo istinto e metti un po' da parte le regole del gioco, ti potresti stupire di quanto realizzerai. Non rivolgetevi ai vostri commensali come se foste gli unici ad avere dei problemi. Vi converrà rimandare eventuali impegni importanti e riposare più a lungo. Anche se siete orgogliosi, chiedere aiuto ogni tanto non vi fa sembrare meno forti o meno capaci. Fate un passo nel passato e cercate le ragioni di risentimenti o rancore, o addirittura rotture, per meglio capire cosa vada cambiato e cosa migliorato in futuro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 5. Finanze, 10. Benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, attenzione in amore, specie se in coppia avete già problemi. Gestite la tensione con prudenza. Molta prudenza. Buone notizie sul lavoro, soddisfazioni in arrivo sebbene ci siamo perplessità economiche. Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l'autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto. La maleducazione è intollerabile, da qualsiasi individuo provenga, quindi non siate troppo accomodanti con chi vi manca di rispetto. Un amico o un parente, convinto di fare il vostro bene, oggi potrebbe invece mettervi in imbarazzo. Anche se ritenete che il lavoro di gruppo sia inutile e dispersivo, per la giornata di oggi vi conviene fare un'eccezione. Si prospettano tempi duri sul lavoro, quindi ogni tipo di aiuto è ben accetto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 8. Pesci. Cari pesci,
Venere e Marte sono con voi e aumentano l'entusiasmo per le nuove conoscenze. Da oggi fino al 18 novembre è possibile stringere nuove relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, tenete sotto controllo le spese, ultimamente ne avete avute di eccessive. Rimboccatevi le maniche. Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell'attenzione. Le persone della tua cerchia che oggi si metteranno in luce, se ne pentiranno. Una vostra relazione sta andando proprio come volevate e questo vi elettrizza per tutto il giorno. Sarete ricche di fascino e non vi mancheranno le occasioni per nuovi incontri. Vi sentirete lucidi e pronti come non mai e i vostri programmi di lavoro vi regaleranno belle soddisfazioni. È un giorno ottimo per un appuntamento di lavoro o per un colloquio, farete certamente una notevole prima impressione. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.